Allora, con il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, insomma, qui insieme alla Fondazione Teatro Civico di Vicenza, insieme anche al professor, questo professor Pierluigi Sacco, docente di economia della cultura, che già è una cosa, sembra una cosa strana, no, presidente? C'è questo progetto che attraversamenti, il professore dice, una sperimentazione per, insomma, che susciti qualcosa, che ci spiace, che ci porti verso l'innovazione, a pensare qualcosa di nuovo. Sì, noi abbiamo una proiezione verso il futuro, come è stato detto oggi, con un pensiero lento e di lungo termine. Abbiamo bisogno veramente di approfondimento, di cultura, di visione allargata. In questo modo diventiamo imprenditori, rimaniamo un territorio di successo e aziende di successo. Chi invece non investe nella conoscenza, nelle competenze, nella cultura è destinato a uscire dal mercato. È importante l'attrattività di questo territorio, del nostro territorio del nord-est, del Veneto e di Vicenza. Sicuramente il tema dell'attrattività oggi è critico, perché mancano le risorse umane, mancano i giovani scappano all'estero, dobbiamo trattenerli qui con progettualità che renda questo territorio bello dal punto di vista artistico, ce l'abbiamo, attrattivo dal punto di vista culturale e con tante opportunità. Allora diventiamo focus per molti ragazzi italiani e anche esteri per venire a lavorare qua e essere un punto di creazione di ricchezza nelle nostre aziende. Ecco, parliamo di attraversamenti. Attraversamenti, diciamo, si basa molto sulla contaminazione, no? Quindi è importante, si diceva anche con il presidente Ditri la volta scorsa, avere in azienda persone che portino le loro passioni, no? Che facciano sapere, che portino qualcosa di nuovo anche attraverso quel che fanno al di fuori della loro professionalità spendibile direttamente a livello economico. Sì, si è parlato anche di contaminazione, nel senso che c'è bisogno che le aziende, gli imprenditori si avvicinino, si parlino. Uno delle piattaforme più stimolanti, secondo me, è il gruppo Giovani Imprenditori, anche di Confindustria, in cui i giovani figli di imprenditori trovano persone che hanno le stesse problematiche all'interno dell'azienda, le stesse problematiche all'interno della famiglia, e vivono quindi con gente simile a loro, che possono quindi dare anche visioni diverse e anche dare soluzioni magari a situazioni in cui in quel momento non sanno dare una risposta. Ma questo vale anche per le aziende. Le aziende nostre oggi sono fortunatamente una filiera molto integrata, e da noi il chilometro zero è la fonte di principale competitività del nostro distretto produttivo. Quindi per noi la contaminazione è un obbligo, non è neanche più un desiderio. Senta, il presidente Ditri ci ha detto quali sono le sue passioni: la musica classica, andare in montagna a camminare, fermarsi nelle baite, eccetera. Lei, presidente, che passioni ha oltre a quella lavorativa? Beh, sicuramente la passione del teatro, che frequento con molta assiduità da 10 anni qui a Vicenza. Ho la passione della lettura e poi, se posso, ho la passione dello sport, in testa a tutti il kitesurf, che mi appassiona molto, che è molto sfidante, e quindi credo che, come tutte le persone normali, ho passioni non solo di lavorare ma anche di fare cose diverse. E queste passioni qualche volta la aiutano anche sul lavoro, o no? Sicuramente sì, perché quantomeno ti consentono di staccare da un lato, vedere posti diversi, conoscere persone diverse e portare ulteriori stimoli all'interno della propria azienda.